A Serramanna sono state presentate quattro liste. Gente Comune per Serramanna, una lista civica che propone Andrea Cocco come sindaco, un futuro possibile per Serramanna, che invece presenta Puccetto Desovus, Bentunou Serramanna in Movimento, che ha scelto Giovanni Maccioni, e infine Uniti per Serramanna, che invece candida a sindaco Sergio Murgia. La novità di questa tornata elettorale è stata il ricorso massiccio al social network e all'ampio dibattito tenutosi in rete, sia nei confronti dei candidati sindaco, sia nei confronti dei candidati a consigliere comunale. Sono stati proposti i vari programmi, sono stati discussi i vari programmi e sono stati ascoltati i cittadini in quelli che sono i loro bisogni, in quelle che sono le istanze che vorrebbero vedersi accolte dalla prossima amministrazione, che teniamo presente rimarrà in carica fino al 2017.